Con l'ultimo acquisto in casa bianconera, Antonio Romano, da pochi giorni con la Canese, com'è nata questa trattativa? No, è nata, diciamo, con ho sentito subito, ho avvertito subito l'interesse del direttore della società e mi ha fatto molto piacere arrivare qui. Arrivo con tanto entusiasmo e con voglia di fare bene. Questi primi giorni di lavoro con la Canesia, con i tuoi nuovi compagni, con il mister, come procede? No, sì, i ragazzi mi hanno accolto alla grande, mi sono sentito subito a mio agio. Poi la società, vedo la società seria e ad oggi è importante questo, quindi va bene. Senti, te provieni dal settore giovanile del Napoli, poi hai fatto Sant'Arcangelo, Prato. Gli ultimi 2 anni con la Casertana, ci puoi descrivere un po' il tuo ruolo, le tue caratteristiche? Sì, sono cresciuto con il Napoli, poi ho girato un po' in prestito per le società, ho fatto un po' di C, un po' di Serie B a Carpi. E, no, sono un centrocampista che mi piace fare tutte e due le cose, mi piace attaccare e difendere, quindi abbastanza dinamico, direi così. Senti, te conosci molto bene la Lega Pro, la Canese al suo primo anno tra i professionisti. Che giudizio sulla squadra bianconera? No, intanto vedo che in classifica stanno abbastanza bene, da rispetto pure ad altre squadre che hanno speso di più. Questo secondo me è anche a merito dell'allenatore e dei ragazzi. Per il resto ho notato subito che è una squadra amalgamata bene, un gruppo importante e questo è molto importante. Senti, c'è qualche giocatore di Serie A a livello europeo a cui ti ispiri? No, non mi ispira nessuno, il mio idolo era Hamsik quando giocava con Napoli, ma non mi ispiro a lui perché siamo differenti. Senti, per chiudere a livello personale, fino a giugno cosa ti aspetti? Anzitutto mi auguro che noi raggiungeremo il nostro obiettivo prima possibile, che è la salvezza, poi nel calcio non si sa, può succedere di tutto, però ce la metteremo tutta.